Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri. Bentornati con Carta vetrata. Allora, come abbiamo annunciato all'inizio della nostra trasmissione, continuiamo a parlare di Anna Magnani. Ma prima di parlare di Anna Magnani con il nostro ospite qui in studio, che ricordiamo è Matteo Persica, che ha scritto questo libro recentemente pubblicato per I tipi di Odoia Edizione, una casa editrice bolognese, abbiamo in diretta da Alessandria Barbara Rossi, che di un libro su Anna Magnani ha fatto, diciamo, il 2015. Come stai, Barbara? Sto bene, grazie. E voi? Tutto bene? Tutto bene. Hai saputo la novità che dedichiamo una puntata, dedichiamo interamente una puntata a un animale, e questo animale del giorno è il gabbiano. Il gabbiano, che non l'abbiamo detto, è stato battezzato Mr. Pooh dai tre felini che lo hanno adottato nel Sussex, i tre felini che rispondono al nome di Mizzi, Gus ed Harry. Tu, da gattara e da amica degli animali, come consideri questo personaggio, questo adottato, questa adozione, diciamo, non Beh, proprio fantastico. Autorizzata, un pack. È fantastico e non posso che approvare, insomma, da vera gattara. Poi Matteo lo sa che, insomma, anche Anna era davvero un amante degli animali, era un'appassionata. Assolutamente, Anna Magnani, cani, certo. Gatti, per cui assolutamente non posso che approvare e considerare meravigliosa questa storia. Approvo incondizionatamente, gli animali sono fantastici. Senti, i gatti, Barbara, e i gabbiani in particolare. Barbara, invece, tornando ad Anna Magnani, ricordiamo il tuo libro per l'edizione Le Mani, un'attrice dai mille volti, e lo mettiamo adesso in paragone con questo di Matteo Persica, che invece è intitolato Anna Magnani, biografia di una donna. Voi vi conoscete, no? Tu e Barbara vi conoscete? Noi ci conosciamo un po' a distanza, infatti lo saluto e sono molto contenta. Ciao, insomma, di come parlarci, stai? Un po', perché io sto bene e spero che, insomma, ti faccio davvero tanti in bocca al lupo per avrete il libro. Fatto un che club, lupo, un club, un club, lupo club sia di Clemente, come dico io. Abbiamo fatto Comunella, ci siamo parlati, sì, spero che riusciremo a parlarci anche di più. Perché un io fan club di Anna Magnani. Ma assolutamente, poi Matteo sta già lavorando in quest'ambito alla sua associazione, per cui davvero mi piacerebbe anche saperne di più. Poi vogliamo vedere qualcuna di voi, soprattutto le ascoltatrici, vestita come Nannarella, perché insomma ci sono quelli che si vestono da Elvis Presley, da Pooh. Io vorrei vedere qualche bella donna con quei colori, con quegli occhi di puntuti, quasi come degli aghi che colpiscono il cuore, che cerchi di imitarla, perché sinceramente quel carisma ci manca. Ma Magnani è inimitabile, scusate. Hai ragione, è stata unica. Senti, no, io volevo una battuta a vicenda, Matteo, sul libro di Barbara e viceversa. Su cosa c'è di innovativo e particolare nel vostro libro, visto che, insomma, su Anna Magnani è stato scritto comunque molto? Prima Barbara. Ma io non ho ancora avuto il piacere di leggere il libro di Matteo, però Matteo mi ha raccontato un po', e io credo che sia innovativo innanzitutto il suo lavoro, che è stato un lavoro davvero colossale, è stato un lavoro di anni, e anche il fatto, può sembrare paradossale, di cercare di ritrovare, di ripercorrere un cammino, il cammino di un'attrice che è già stata molto raccontata, però da un giovane autore. Io credo che sia qualcosa che possa arrivare veramente, ecco, per esempio alle giovani generazioni, perché, insomma, lavorando a scuola mi rendo conto che spesso non sanno chi è Anna Magnani e non sanno chi sono stati gli attori, i divi di un certo periodo della storia del nostro cinema, ma anche del cinema mondiale. Questa è una gravissima perdita, secondo me. Per cui, se un attore giovane riesce a conquistare il pubblico, soprattutto dei ragazzi, ma poi il pubblico in generale, chiaramente, raccontando in maniera sua propria la storia di Nannarella, insomma, secondo me è davvero qualcosa che merita di essere seguito, di essere letto, soprattutto. Matteo, ha colto nel segno? Io credo di sì, insomma. Io però colgo l'occasione per fare tanti complimenti a Barbara, perché comunque sia è riuscita a focalizzare con un periodo che non è stato mai, appunto, approfondito così tanto, come il periodo hollywoodiano che Anna Magnani ha affrontato nella sua carriera. Quindi, il premio Oscar. Il premio Oscar, il primo e unico anche premio Oscar italiano per quanto riguarda, appunto, un attore che poi è emigrato, diciamo, in America, perché non esiste un altro attore, attrice italiano
chi ha vinto un Oscar con un film girato ad Hollywood in inglese, quindi questo purtroppo non se lo ricorda quasi nessuno. Quindi veramente io ho avuto modo di leggere il libro di Barbara e ho trovato anche tante cose, diciamo, nuove, quindi tanti aspetti. Facciamo gli auguri alla Golino, dai, che sta recitando tanto negli Stati Uniti e si meriterebbe magari anche lei. Tra l'altro, ecco, no? Mi parli di Valeria Golino. Quest'anno si svolgerà la terza edizione del premio Anna Magnani e appunto la premiata sarà proprio Valeria Golino, quindi che si svolgerà il 21 marzo alla Casa del Cinema di Roma. Ti aspettiamo allora. Ma senz'altro, io verrò molto volentieri, insomma, perché mi fa veramente piacere. Comunque sono veramente felice. E poi seguire queste iniziative. Io sono veramente felice, Barbara, che ci sia questa collaborazione tra me e te, perché di solito tra scrittori o comunque sia tra studiosi di la stessa, diciamo, categoria, ci sono anche a volte delle invidie, sì. Quindi io sono molto felice, sì, di questa cosa, ti ringrazio. Ah, infatti, grazie a te, Matteo, infatti ne parlavamo davvero, appunto, io e Matteo qualche giorno fa, e la pensiamo allo stesso modo, no? Nel senso che avere una pluralità di voci nella cultura significa veramente una democrazia culturale. È vero, è vero, aprirsi, grazie. No? Barbara, ti dobbiamo purtroppo salutare, abbiamo i minuti che corrono. Grazie a voi, quindi ricordiamo Barbara Rossi, Anna Magnani, un'attrice dei Mille Volti, edizione Le Mani, e Matteo Persica, Anna Magnani, biografia di una donna, Odoia edizione. A fra poco per sapere qualcosa sulla data di nascita e luogo di nascita di Nannarella. Giusto? Giustissimo. Ciao. Carta vetrata. Bentornati a Carta vetrata, adesso siamo in studio con Matteo Persica che ci parla di questo libro interessante, particolare su Anna Magnani, 419 pagine, e, abbiamo detto per l'edizione Doia, ma... E il prezzo? Il prezzo è 22 euro. Quindi non proprio pochissimo, ma stiamo parlando di 400 e rotte 416 pagine. Pagine per l'esattezza. Allora, intanto c'è Alberto che ha una curiosità enorme su Anna Magnani. Dove è nata? Quale curiosità? Dove è nata Anna Magnani? A Roma? Quindi niente Alessandria d'Egitto. Assolutamente no. Questa storia chi l'ha messa in giro? Ma lei stessa. Questa storia l'hanno messa in giro gli amici, diciamo, di Anna Magnani, tra i quali appunto Paolo Stoppa e Marisa Merlini, perché ovviamente faceva chic un pochino negli anni 30-40 essere nati all'estero. Era l'epoca, diciamo, dei telefoni bianchi, delle attrici tipo Doris Durante, insomma, faceva, diciamo, un po' moda. Che quartiere? In che quartiere è nata? È nata a Porta Pia. Porta Pia, quindi via Nomentana. Eh sì, lei viveva il tuo quartiere? Eh sì, quartiere Italia. Avrei detto più un Trastevere. Lei abitava in via Alessandria con appunto la mamma, poi la mamma partì per l'Egitto e appunto anche grazie a questa cosa poi è nata questa leggenda della nascita. E la data di nascita, anche lì si parla... 7 marzo 1908. Quindi non era bambina quando iniziò a fare l'attrice. E oddio, ecco, lei nel 1926 tentò la strada appunto col grazie all'Accademia d'Arte Drammatica, che all'epoca si chiamava Regia Scuola di Recitazione Eleonora Duse. E appunto lì incontrò Paolo Stoppa e non terminò i 3 anni previsti del ciclo appunto di studi, venne prelevata, se così si può dire, da Dario Nicodemi, che era uno dei più importanti impresari, assolutamente sì, che aveva appunto Vera Vergani, Luigi Cimara in compagnia, la portò in giro per il mondo perché arrivarono anche in Sud America. E quindi lei iniziò nel 26 questo percorso, quindi aveva praticamente 18 anni. A 18 anni e da lì poi non si è più, ovviamente, come tutti noi sappiamo benissimo, non si è più fermata. Ma io ricordo una bellissima interpretazione di Anna, madre di una bambina, accompagnata nelle braccia praticamente di un Walter Chiari terribile, in una bellissima, tra l'altro è il tipo bellissima, titolo, di Luchino Visconti. Bellissima, famosissima. Ecco, come la vedi una Anna Magnani bambina? Non era ancora pronta a essere un'attrice, quindi. Allora, ecco, io questa domanda è interessante perché mi dà la possibilità anche di parlare appunto delle ricerche che ho fatto per realizzare questo volume, che non è appunto un volumetto, ma 416 pagine, io speravo un po' di meno perché sai, no, uno pensa sempre chi se lo legge un libro non è di 400, vero, non è vero, dipende che c'è scritto. Infatti, è anche molto illustrato. Ci sono anche delle fotografie, anche inedite, che ho avuto modo di trovare in questo percorso durato 8 anni. Però, veniamo alla tua ricerca. Tornando al discorso di Anna Magnani bambina, io ho avuto modo di scoprire innanzitutto le origini della famiglia di Anna Magnani. E i suoi nonni, sua madre, sono nati tutti quanti a Ravenna, quindi la Magnani ha origini
romagnole e anche calabresi, perché il padre appunto era calabrese, anche se non l'ha mai conosciuta, non l'ha mai riconosciuta. Però ecco, ho avuto anche modo di raccontare delle parti che non sono mai state raccontate. Il padre non c'è. Il padre non c'è, però appunto la domanda che uno, diciamo, si fa è questa: ma ancora un libro su Anna Magnani? Sì, ancora un libro su Anna Magnani, perché ci sono ancora tantissime cose da raccontare su di lei, sulla sua vita, sulla sua carriera. Sono riuscito appunto a ricostruire anche l'infanzia di Anna Magnani, sono riuscito a trovare i documenti scolastici addirittura di Anna Magnani che erano sepolti. Come andava a scuola? Andava molto male, venne anche cacciata via, espulsa dall'istituto tecnico che frequentava, e quindi non era una bambina serena, tranquilla. Non era una bambina prodigio. No, ti devo dire la verità. Allora, lei il primo anno appunto di istituto andò malissimo, voti veramente da ultima della classe. Poi dipende che cosa intendi per prodigio. No, più che altro non era un fatto di prodigio, era un fatto di sofferenza interiore, era una sorta di ribellione che lei tentava di portare all'esterno per dimostrare appunto la sua mancanza di affetto. La mamma appunto era in Egitto, il papà non c'era, quindi era proprio una forma anche di rabbia che la Magnani appunto provava da piccola. Senti, Matteo, in due parole, ma perché hai scelto Anna Magnani? Perché ho scelto Anna Magnani? Allora, io parto dalle mie origini, anch'io, ecco, parlando delle origini della Magnani, parlo anche delle mie origini. Il mio bisnonno si chiamava Andrea Maroni, è stato uno dei fondatori della prima cooperativa di doppiaggio in Italia, la CDC, la famosissima CDC. Tobacco. E attraverso il figlio di Roberto Rossellini, Renzo Rossellini, sono venuto a scoprire che il mio bisnonno diresse il doppiaggio di Roma Città Aperta, diresse il doppiaggio di Campo dei Fiori, che la Magnani interpretò con Aldo Fabrizi, L'ultima carrozzella e anche gli ultimi film che la Magnani interpretò per la regia di Alfredo Giannetti, insomma La Sciantosa con Ranieri, eccetera. E quindi forse ecco, qualcosa nel DNA c'era, sono sempre stato appassionato di cinema, anche di teatro. Anche Pasolini no? Il mio bisnonno no, con Pasolini non credo abbia mai lavorato. Lavorava molto con Rossellini, insomma, sono degli episodi anche interessanti. Che saprai, ha anche fondato il figlio di Rossellini questa radio. Ah, ecco, buono a sapersi, quindi tutto torna nella vita. Allora, per chi volesse conoscere Matteo Persico, lo potrà... Persica sì. Come la pesca romana, dai, diciamolo. Sì, è vero. Cognome romano. Allora, lo potrai incontrare il 29 gennaio alle 18 alla Feltrinelli di Piazza Colonna, dove presenterai il libro. Poi c'è una presentazione anche più tecnica il 21, precede il 21 gennaio alle 11:30 alla Sala Rocca del MIBACT. Sì. Perfetto, allora salutiamo Matteo Persica, però resta con noi in trasmissione, resta con io noi. Io saluto voi e vi ringrazio anche perché seguo sempre questa bellissima trasmissione che nel mondo dei libri, ecco, è la stimo e vi ammiro molto, ecco, complimenti. Grazie Matteo, quindi non ci lasciare, non sembra che canto la canzone di chiesa, resta con noi, no, non no. ci lasciare, e così troveremo modo di parlare ancora di Anna Magnani. Perfetto, Mignani. A tra poco allora. A dopo.